cercato di riassumervi in quattro principali strutture, quindi quella simbolica, quella iniziatica, quella elementale, quella arcangelica, quindi in quattro dimensioni differenti, quello che è la visione dell'anno dall'alto. Ecco, entriamo subito nel merito. L'anno non è un qualcosa di inerte, di inerme, di finto, di simbolico, di figurativo, di astratto, è un essere vivente. Se uno studia e guarda l'anno, si accorge che è costituito di certe forze, ha certi movimenti, può condurvi a compiere un piccolo giro di giostra, cioè una piccola vita, dove voi potete veramente sperimentare, utilizzare, cavalcare e sfruttare in senso buono del termine le energie che lui vi propone, perché sono quelle che in una vita intera, e potrei anche dire in un'esistenza animica, noi andiamo a toccare, e noi abbiamo la possibilità in realtà di farlo anche in un giorno, perché la vita e l'esistenza è tutta un frattale, cioè un giorno, poi abbiamo una settimana, abbiamo un mese, abbiamo un anno. Ecco, questi sono tutti segmenti in cui si può vivere, si può vedere soprattutto il ciclo della vita. Ecco, con l'anno, essendo tanti giorni, essendo suddivisi in stagioni, è molto più facile vedere questa cosa qua. Questo argomento gli antichi lo conoscevano molto bene, infatti insegnavano quello che io vi porto questa sera. È un bagaglio culturale immenso. La festa rappresenta il celebrare, cioè incominciare a diventare sacerdoti di un qualcosa di più grande di noi stessi. Durante il susseguirsi della vita, quindi dell'anno naturale, esistono dei momenti scanditi ben precisi che l'iniziato e il discepolo devono assolutamente considerare per poter, se vogliamo, vivere in maggior accordo con se stesso, con la natura e con tutto il resto. Entrare in armonia con questi momenti particolari è fondamentale per entrare in armonia con il proprio ritmo interiore e con una sorta di accordo, di concerto con tutto il resto dell'esistente, con tutta la creazione, le creature e anche il creatore. Ogni maestro ha insegnato perlomeno le quattro feste cardinali, io ve ne parlerò di otto, e non a caso la ruota. La ruota dell'anno è per eccellenza fatta di otto raggi. Se guardiamo nella tradizione orientale, troviamo che uno degli otto simboli sacri è proprio la ruota del karma, la ruota delle reincarnazioni, la ruota di quel sistema che noi conosciamo come Matrix, come matrice, per cui l'anima entra per rivivere determinati flussi, che non a caso sono otto, per poter salire di livello. Lo scopo di ogni anima è quello di uscire da questa ruota, che poi banalmente si può anche chiamare la ruota del criceto, ma anche la ruota della fortuna. Dipende da noi se le viviamo da schiavi o da servitori, che sono anch'essi due livelli differenti, perché lo schiavo ha un padrone, il servitore ha un padre, ed è molto diversa questa cosa. E noi dobbiamo fare il passaggio da schiavo, quindi con un padrone, a servitore, cioè qualcuno che riconosce un padre da servire. E il padre non è qualcosa che sta sopra di te, ma qualcosa che sta dentro di te, perché ti ha generato e ti scorre nelle vene. Tutti i maestri ne hanno parlato ed è importantissimo conoscere questi otto momenti sacri. Quattro sono femminili, quattro sono maschili. Quindi abbiamo quattro legati al sole, quattro legati alla luna. Sono due croci che si incastrano perfettamente, un più e un per, il più e il per, la croce di Cristo e la croce di Sant'Andrea, perché insieme queste forze fanno 8, 2, 4, due croci, una verticale e una orizzontale, vanno a creare la ruota dell'anno sacro. Gli antichi giustamente facevano partire le cose non come noi dalla luce, le facevano partire dalla notte. I festeggiamenti di queste feste, perché poi venivano anche proprio festeggiate sotto forma di rituali, di banchetti, di celebrazioni particolari, venivano prima di tutto celebrate al tramonto, cioè al tramonto del giorno che concludeva. Per loro il nuovo iniziava dal tramonto, da quando il sole cascava, da lì iniziava il giorno nuovo, cioè iniziava con la notte, col buio.
non iniziava con la luce dell'alba, iniziava con la notte, perché loro si rifacevano alla natura, giustamente. E la natura ci indica che una pianta, certo, esce alla luce, ma in inverno, sottoterra al buio, è già germogliata. Un bambino, certo, che nasce quando viene evaginato dalla madre, ma cresce 9 mesi prima dove? Al buio, nell'oscurità, nella pancia della madre. Vuol dire che non esiste? No, esiste, ma è all'oscuro. Quindi tutte le cose iniziano al buio. All'inizio è sempre buio. E questo vi fa capire il concetto chiave di tutto.